in sede di presentazione di questa partita sono andato a rivedere le tue dichiarazioni dopo la partita con la Russia 2 anni fa a Kyoto. Dicevi: noi dobbiamo imparare tanto, dobbiamo giocare queste partite, se riusciamo a vincerle tanto meglio, perché dobbiamo abituarci a giocare contro queste squadre. Oggi l'Italia ha giocato una splendida partita e non si capiva che da questa parte c'erano tutti i ragazzi che non avevano mai giocato ad altissimo livello mondiale contro i campioni olimpici. Veramente ce ne dovrebbero essere tantissime di queste partite, perché rendono l'atleta e secondo me la persona prima di tutto capace di lottare, capace di saper soffrire e capace di vincere insieme di gruppo. Stasera abbiamo dimostrato a noi stessi e a tutta la nazione che ci siamo vivi, vogliamo a tutti i costi andare a Rio, vogliamo questo pass e ce lo otterremo fino alla fine. Secondo te qual è il pericolo dopo una vittoria così netta? Ma abbiamo trovato tanta di quella consapevolezza stasera che probabilmente domani sarà la stessa partita. Vogliamo veramente a tutti i costi, nessuno di noi ha intenzione di sedersi, mancano ancora due partite importantissime e non credo che faremo uno sbaglio di arrenderci adesso o di lasciare andare adesso. Domani c'è l'Argentina, una squadra fortissima che abbiamo già incontrato, che conosciamo, e quindi approfitteremo delle esperienze già fatte per arrivare alla partita carichi.